Sono ripartite senza intoppi le lezioni all'interno dell'Istituto Comprensivo di San Genesio. Anche qui, come nel resto della provincia, si è cercato di intervenire per risolvere le questioni più delicate, quelle che riguardano il distanziamento e la sicurezza dei ragazzi. Durante l'estate, il comune ha investito circa 40.000 euro per le nuove aule e per la sistemazione della mensa scolastica, interventi che hanno portato anche ad acquistare nuovi arredi. Dal ministero arriveranno poi oltre 600.000 euro per la realizzazione del polo scolastico unitario. Sì, un inizio positivo, un buon inizio scolastico soprattutto in tutte le scuole, grazie alla collaborazione del comprensivo scolastico, grazie agli insegnanti che si sono adoperati immediatamente per mettere tutto in sicurezza e un grazie anche ai nostri ragazzi che hanno rispettato le regole, queste regole che purtroppo questa pandemia ci ha imposto ancora su questa ripartenza scolastica. Noi nei mesi estivi abbiamo investito nella riqualificazione della mensa e abbiamo investito nella riqualificazione della seconda classe prima nella sezione primaria, perciò abbiamo dato la possibilità ai ragazzi di avere nuove classi e nuovi arredi per l'inizio scolastico. Ecco, scusi, sto vedendo qui al mio fianco che sta arrivando dall'edicola il vice sindaco e l'assessore Curti all'istruzione. Buongiorno, buongiorno a tutti. E insieme a loro voglio anche annunciare a tutti i nostri concittadini che dal Ministero delle Infrastrutture sono arrivati ben 613.000 euro che serviranno per partire il nostro progetto del polo scolastico unitario che abbiamo presentato alla cittadinanza 2 mesi fa.